22 aprile 1961. Nella notte, un aereo dell'aviazione militare francese trasporta segretamente il generale Challe ad Algeri, dove dà inizio al push algerino, organizzato dal generale Salin e appoggiato da reggimenti di paracadutisti e dalla legione straniera. I generali prendono il potere, fanno arrestare comandanti civili e militari e alle 6:20 del mattino leggono il loro proclama alla nazione. Non intendono cedere l'Algeria ai ribelli del Fronte di Liberazione Nazionale e per questo chiedono l'appoggio di tutti i militari francesi stanziati sul territorio algerino. Il golpe fallirà grazie alla reazione energica del generale de Gaulle.